Bene, buongiorno a tutti voi, buon sabato. Oggi continuiamo il ciclo di incontri che il Movimento Docenti di Sostegno e con la pagina al Centro della Pedagogia stiamo promuovendo rispetto ai temi della scuola e dell'educazione. E siamo in diretta sulle due pagine, sulla pagina al Centro della Pedagogia e da quella mia e sulla pagina del Movimento Nazionale Docenti di Sostegno, Mondo Sostegno. E oggi ospitiamo un ospite speciale, Edoardo Martinelli. Edoardo è stato un allievo di Don Lorenzo Milani, allievo diretto di Don Lorenzo Milani, ha partecipato alla stesura diretta alla professoressa. Nell'epistolario ogni tanto si trovano indicazioni del tipo caro Edoardo, vedi che ti mandiamo una bozza diretta della lettera e mi raccomando, adesso leggila, facci sapere che pensi e quindi diciamo parleremo anche del processo di stesura di quella scrittura collettiva. Insomma, Edoardo ha vissuto quella stagione, l'ha vissuta in maniera da protagonista, insomma, ha partecipato a quei importanti, a quel percorso che tanto ha da dare alla scuola italiana. E qui oggi abbiamo pensato, la giornata di oggi si chiamava Barbiana Italia 2021, cioè quell'esperienza lì, che cosa ha da dare alla nostra scuola e al nostro ambito dei contesti educativi oggi, ecco. E quindi, insomma, cominciamo con lui e con una domanda che ha l'onore di fare Francesca. Non ti ho presentato, fallo tu. Vabbè, sono Francesca Roccuzzo, faccio parte del Movimento Nazionale Docenti di Sostegno. Ti ringrazio Gian Vincenzo e soprattutto ringrazio a Edoardo Martinelli di aver accolto l'invito a partecipare a questa diretta qui con noi. Io in questi giorni ho avuto l'opportunità di rileggere il libro Lettera a una professoressa e soprattutto di leggere il testo Pedagogia di Don Lorenzo Milani, che consiglio a tutti coloro che ci stanno ascoltando di leggere perché ha degli interessanti spunti di riflessione. Lo trovo veramente prezioso. La pedagogia di Don Milani, come sappiamo, anticipa molti elementi che sono stati acquisiti nella didattica negli ultimi 30 anni. Basti pensare alla didattica delle competenze, alla didattica laboratoriale, al lavoro di gruppo, all'apprendimento cooperativo, all'importanza dell'alleanza e della complicità educativa tra discente, docente e famiglia, alla valorizzazione e rispetto delle diversità, alla sospensione del giudizio, all'importanza del dialogo e del confronto, alla centralità dell'allievo. Secondo lei, quali sono gli aspetti della pedagogia di Don Milani, che sono rilevanti per la scuola di oggi? Beh, io intanto partirei da come è stata interpretata purtroppo la pedagogia di Don Lorenzo Milani, cioè se noi andiamo anche su un normale testo di pedagogia generale, no, che circola, so, io sotto mano ho questo Franco Cambi perché ho frequentato l'Università di Firenze, cioè noi leggiamo Don Milani in 10 righe, no? Ancora ora. Ero all'Università di Macerata, ho chiesto quale testo utilizza, ancora si utilizza quel testo. Don Milani e Freire sono ridotti a 10 righe e l'identità che viene data nell'università è assurda, no? Perché? Perché praticamente si presenta Don Milani come un educatore cristiano e fondamentalmente che tiene in piedi Don Milani non è quella che noi chiamiamo la sua aderenza, no? Rispetto ai bisogni reali del popolo a cui che gli era stato affidato, quindi i ragazzi, gli allievi, ma diciamo che praticamente lo si ideologizza in poche parole, no? Si tende a trasformarlo in una bandiera della buona pratica e poi alla fine lo si esprime solo con il non bocciare. Giustamente poi quelli che rifiutano Don Milani, i gentiliani, sempre più
più numerosi, diciamo, oggi. C'è ancora, cioè, il tempo purtroppo lavora per la dimenticanza, no? Cioè, succede che in pratica lo riducano a brandelli, perché in realtà i cosiddetti milaniani sono quelli che hanno, diciamo, lavorato malamente nella costruzione di un'identità. La scuola di Barbiana è un'icona personale, no? Faccio un esempio: se voi andate alle falde del Monte Giovi, già alle falde c'è un monumento a Don Milani. Don Milani è un gigante, tipo 2,5 metri di uomo, no? E tiene per mano bambini di 3-4 anni. Cioè, già da questi messaggi inconsci, dico io, perché non credo siano voluti, chi l'ha fatto si morderà anche le dita, no? Perché è di una insensibilità. Cioè, Don Milani, come Freire, hanno lavorato, diciamo, Freire più con gli adulti, ma Don Milani non ha mai lavorato con bambini e ha operato sempre con adolescenti e adulti. Questa è la sua esperienza. Poi Don Milani, a differenza di quelli che predicano il noi, se voi leggete le lettere, lui lo usa come normalità. Cioè, Don Milani è uno che già negli anni 40, appena iniziato le prime attività alla scuola popolare, te leggi le lettere e lui usa il noi. Cioè, capisci, in poche parole, per tornare a quelli che hanno ideologizzato il pensiero pedagogico di Don Milani e quindi l'hanno espresso male, si potrebbe aggiungere questo, che la democrazia non si predica, la democrazia si esercita. Quindi, capisci, non è tanto il non avere afferrato i nuclei fondanti, la pedagogia di Don Milani, perché, diciamo, quando noi guardiamo un'offerta formativa di qualsiasi cosa, scuola, prima cosa, è così ricca che uno dice come faranno a svolgerla tutta, no? Ma poi, oltre che ricca, c'è tutto. Cioè, diciamo, sono enciclopedie. È come i libri di testo, hanno una logica enciclopedica. E capisci che una scuola che non educa alla cernita, a discriminare, ecco un concetto chiave di Don Milani, su cui si basa poi tutta la sua metodologia, no? Il fogliolino, il prendere appunti, il rifiuto della lezione frontale. Don Milani non ha mai fatto una lezione frontale. Mai. Quindi capite che sulle interpretazioni ci sarebbe tanto da dire. Ora, io non so cosa volete in particolare. Io una cosa la voglio mettere come essenziale, cioè il concetto di tempo, no? Che in qualche modo nella domanda è presente, no? Cioè questa didattica enciclopedica, questo tempo che corre veloce, no? E che alla fine, giustamente, le insegnanti di sorriso le dicano: ma noi facciamo ingozzamento cognitivo, no? Cioè, come se avessimo dei polli d'allevamento da ingrassare. Ma questa non è educare, no? Quindi, per tornare diciamo, allo spirito reale di Barbiana, noi si potrebbe fare anche solo analizzando l'etimo della parola scuola, no? È un concetto chiave di Barbiana. Sempre Don Milani rincorreva le parole, no? Le parole come personaggi, e spesso erano le parole che vitalizzavano un percorso formativo che poteva durare anche giorni, non ore, come si fa normalmente, no? In questo perdere il filologico, introdurne un altro, questo creare una mente frantumata, perché poi alla fine siamo corresponsabili
di questa frantumazione che hai anche citato, no? Perché come tu frantumi l'offerta formativa, frantumi anche la testa dei bambini. Quando i ragazzini di Sorrivole, anzi i bambini mi pare, parlano della testa cassettiera, è significativo. Cioè i bambini dopo un anno di esperienza in apprendimento cooperativo e la scrittura collettiva hanno capito che la testa non è una cassettiera. Dice no, la mattina ci fanno una disciplina e apriamo un cassetto, poi lo chiudiamo, poi ne riapriamo un altro. Cioè dov'è l'approccio globale? Pure le offerte formative parlano d'approccio globale, le discipline si contaminano, gli esperti fanno, no, io li chiamo tromboni in questo senso, hanno sempre una tromba in più di te, ti mettono sempre a posto, ti chietano perché loro lo scibile è sapere. Però in realtà tutto questo non succede. Allora, l'etimo della scuola è scolè, no? Ci riporta a Platone, al Timeo, quando parla Aion, il tempo dell'essere, no, Cronos, il tempo del divenire, e scolè, il tempo dell'indugio, della lentezza. Cioè il tempo scuola è un tempo riflessione, è il tempo liberato, se rincorriamo la parola si evolve, no? È il tempo liberato in epoca latina, è chiaro questo concetto, libera il tempo dalle fatiche, no? Sì. Con Milani c'è una lettera bellissima in cui dice, no, questo tempo diventa che l'uomo è qui che diventa simile a Dio, no? Cioè, quindi se vuoi raggiungere livelli alti non puoi che vivere un tempo riflessivo, quindi un tempo scolè e un tempo lento, e questo è basilare. Poi diciamo che il tempo di Don Milani è proprio platonico, cioè un tempo che va a ritroso. Cioè, se io non faccio partire la didattica dal contesto di realtà che vivono i ragazzi, no? Cioè, i psicologi ci richiamano spesso a questo, no? Soprattutto gli psicanalisti, anche gli junghiani, dico io, che hanno un'attenzione particolare. Cioè il tempo retroattivo alla motivazione, Galimberti lo dice spessissimo, no? Nelle sue. Cioè se la scuola non ha più un tempo retroattivo alla motivazione, ma dove andiamo? Capisci che queste cassettiere che descrivono ragazzi, cioè alla fine si chiudono per sempre perché la memoria si disperde. Quindi il tempo deve essere rallentato e deve partire dal contesto di realtà dei ragazzi e andare a ritroso. Quindi è la parola che genera nella sua sequenzialità la storia, no? Questo l'abbiamo nel nostro DNA ormai, che la parola sia all'origine di ogni cosa, o il mondo laico o il mondo religioso, no? Tutti ormai abbiamo consolidato che questa è la nostra genesi da Homo sapiens a diciamo nativi digitali. Se perdiamo questo lame, noi diventiamo succubi della macchina. Cioè, capisci? Noi mediamo la nostra conoscenza attingendo a un laboratorio, no? Che è sempre più ricco, sempre più vasto, sempre più perverso, dico anch'io, perché quando non c'è interattività, lo strumento diventa un luogo dove abiti e non è più uno strumento d'uso. Questi sono concetti che anche gli antichi ce li hanno trasmessi. Ecco, Don Milani, che era un gran tecnologico, no? Sempre si pensa a Barbiana come la scuola delle povertà estreme, no? Non c'è niente di più sbagliato, perché a Barbiana noi avevamo laboratori di fotografia, laboratori di lingue, imparavamo le lingue in lingua madre, avevamo il cineproiettore, la cinepresa, la vicina Barbiana l'abbiamo autogenerata, anche se poi la fa vedere la RAI. Cioè, capite, Barbiana è quel luogo dove il momento
diciamo, dell'utilizzo della didattica coincide col tempo e il luogo dove la si produce, cioè totale sintonia tra vita, scuola e lavoro. Cioè, capisci? Non è pensabile per ogni cosa di creare queste, no? Queste isole, no? Siccome io ho bisogno di emotività, fa l'ora di emotività, ma l'ora di emotività si fa quando abbiamo problemi psichici gravi e è giusto farle, però poi l'ora di emotività è trasversale, c'è sempre. Edoardo, questo concetto di tempo, e concludo la prima, è secondo me il nucleo fondante, la pedagogia di Don Milani e diciamo la nostra filogenesi, cioè la nostra storia, cioè un uomo che vive un altro tempo e fuori dal mondo. Io partirei prima dal concetto di tempo, perché è una cosa che fra l'altro sul volume, sul libro emerge molto, molto chiara. Guarda bene che quello che abbiamo costruito a Barbiana non era un programma, fra l'altro in una scuola in cui, diciamo, queste rigidità erano molto più presenti di quanto non lo sono adesso. Non era un programma, non c'era una lezione frontale, c'erano i bisogni dei ragazzi. Anzi, c'erano i bisogni della comunità sulla quale insistevamo. Per cui il primo giorno Don Milani ci convoca e dice: convoca le persone che erano nell'ambito della prioria e dice: ok, quali sono i problemi di questo territorio? E scopre che il problema di quel territorio è che non ci si può, che Barbiana sta sul pizzo della montagna ed è difficile arrivarci. Bene, come si fa a rispondere a questo bisogno di questa comunità? E la scuola si attiva dentro questo bisogno e si attiva a dare risposte a bisogni della comunità nella quale era inserita. Questo percorso che tu racconti molto bene nel libro e oggi sarebbe molto più facile, sarebbe molto più realizzabile di quanto non sarebbe di quanto non lo fosse in passato. Se pensi che oggi abbiamo l'autonomia scolastica, dall'altra parte se pensi che abbiamo tutto quello che è anche la programmazione, che non è il programma rigido ministeriale che c'era negli anni 50 e 60, e evidentemente la scuola, l'impalcatura normativa da questo punto di vista è molto più agile, però, come devo dire, la capacità di lasciarsi guidare dai bisogni dei ragazzi e dei bambini e anche della comunità in generale, della comunità nel quale sembra quasi che invece queste cose siano un po' impermeabili alla scuola. E tu come la vedi questa cosa? Nel senso, hai visto esperienze, hai partecipato alle esperienze della scuola, diciamo, degli ultimi 10-15 anni, in cui questo facciarsi guidare nella programma di quello che si fa nell'attività quotidiana, da quello che succede, ecco, questa cosa è funzionata, insomma, qual è il fattore di successo? Come devo dire? Allora, io quando faccio i laboratori non vado più a fare conferenze, cioè io pretendo un margine di una settimana, per cui non vado per stare un'ora o due. E nel libro lo puoi capire se leggi i testi collettivi degli insegnanti, i laboratori funzionano così, cioè io entro in una classe e per una settimana faccio scuola io. Cioè non esiste più le materie, non esiste più... Cioè la mattina io faccio scuola per le ore che mi riteniamo opportuno, due, tre, a secondo dei contesti e di quante volte sono stati visitati, e pretendo di essere ripreso con la telecamera. Dopodiché il ripreso con la telecamera dall'una alle quattro, quando il pomeriggio incontro il consiglio di classe, insomma gli educatori, gli insegnanti, i presidi, perché le cose funzionano quando il preside si intende di didattica, quando è un amministratore non serve fa ste cose, perché senza la copertura, diciamo, del dirigente non si va da nessuna parte. Possono nascere esperienze individuali, ma queste non portano a un cambiamento utile alla scuola.
Quindi il pomeriggio noi analizziamo, io scelgo le riprese più significative e analizziamo il contesto di realtà dei ragazzi, cioè non analizziamo come io ho fatto scuola, ma come io ho fatto venire fuori l'identità del ragazzo. Questo è il primo impatto. E questo lo si fa ribaltando completamente anche gli spazi scuola, perché noi formiamo, uniamo tutti i tavoli, formiamo un cerchio, ci guardiamo in faccia, lasciamo un'apertura verso la parete della LIM, perché nella nostra metodologia la LIM è basilare, perché la LIM diventa, quindi non è un rifiuto della tecnologia, ma un uso e non un abitare dentro la tecnologia. Quindi la LIM diventa il nostro vocabolario, diventa il nostro quaderno, diventa la memoria di ciò che produciamo, eccetera, eccetera. Poi, se vi interessa, si va anche oltre. Quindi capite che ogni momento è analizzato e a fine settimana lo raccontiamo insieme ai genitori, compreso i ragazzini. Ora, un percorso così cosa produce subito? Cioè, gli insegnanti lo dicono anche nelle loro testimonianze, dicono subito: io i miei ragazzi non li conosco. Cioè, capisci? I miei ragazzi dicono: non li conosco, è verità, perché c'è un'alienazione tale che lo spazio-tempo scuola non permette una reale conoscenza. Sì, qualcuno mi potrà dire: ma io lo faccio. No, sì, va bene, lo fai, ma lo fai dentro un contenitore che ti limita, non dentro un contenitore che ti libera. Quindi le esperienze eroiche non ci interessano. La scuola non può essere basata sull'eroismo, capisci? Cioè, non c'è bisogno di vedere i film alla Castellitto, a noi ci interessa vedere la realtà, capisci? Perché anche Castellitto, povero lui bravissimo, però il film è tutto concentrato sul costruire un'icona eroica e non reale. Cioè, l'uomo non si vede. Dov'è? Dov'è il collettivo? Dov'è la comunità pensante di Barbiana? Tutti dicono: l'etera una professoressa di Don Milani, oppure l'autodifesa di Don Milani. L'unico che dice: quella fu pubblicata una professoressa dei ragazzi di Barbiana è Don Lorenzo Milani, isolato tra tutti gli intellettuali e i pedagogisti che non hanno capito nulla. Perché l'autore è Scuola di Barbiana, ve l'ho detto, professoressa. Sì, no. Non è un testo. E anche per far capire i linguaggi, fanno certo, traducono certo. Poi le interpretazioni, no? I giochi proiettivi. Visto che prevalentemente abbiamo una formazione psicologica, si può usare anche un linguaggio più tagliente, no? Cioè, dai giochi proiettivi dei pedagogisti e gli esperti d'oggi o gli ispettori, si capisce come mai la scuola non va bene, no? È inutile, sono così fotografie reali, no? Quindi, cosa succede in questo processo di coscientizzazione? Che il tempo si rallenta da sé, perché se te non hai l'interlocutore, te puoi essere sostituito benissimo da un DVD. Anzi, se lo fa Piero Angela, è molto più incisivo e istruttivo di quello che puoi fare te, povero Cristo, individualmente. Allora, vogliamo andare verso una scuola di questo tipo o vogliamo umanizzare? Io penso che il primo elemento sia proprio: umanizziamo la scuola, riconduciamola al suo etimo, riscopriamo un tempo scolè, un tempo riflessione, un tempo che indugia, che consente di esprimere l'emotività, se no poi ci ritroviamo a costruire profili all'infinito, cioè abbiamo più gente che lavora per la scuola che gente che lavora nella scuola.
Condivido pienamente. A tal proposito è interessante una affermazione di Don Milani. Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena, perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Don Milani affermava che bisogna avere, a tal proposito, le idee chiare in fatto di problemi sociali e politici. Secondo lei, invece, come bisogna essere per poter fare scuola ad oggi? Ma guarda, io penso che, avendo sopravvissuto l'esperienza di Barbiana, abbia anche capito qualcosa in più, non d'aver più intelligenza di Don Milani, ma voglio dire, se l'allievo, vivendo più tempo, non mette qualcosa di suo, penso che quella scuola di Barbiana cancelliamolo dalla memoria, no? Questo lo dico anche con un certo astio, perché certi spazi di democrazia per noi testimoni si aprono solo ora, perché siamo nella difficoltà più totale. Fino ad oggi a noi ci hanno interpellati solo per fare scenario, no? Cioè, la RAI viene, ti fa un'intervista di 2 ore, mette i 5 minuti che danno identità al giornalista. Cioè, è una predisposizione che propone Don Milani. Cioè, è vero che rispondendo ai confratelli, che erano i preti del territorio, che gli chiedevano queste cose, no? Cioè, lui ha assunto quell'atteggiamento, se vuoi anche... era abbastanza isolato, no? Quindi poteva apparire anche ironica, però in effetti in un paesino 100 adulti, giovani ma adulti, che dopo 12 ore di lavoro vanno a scuola per anni, tutti i giorni, cioè è un miracolo visivo, no? Anche perché, parliamoci chiaro, quando Don Milani diceva io farò di te un buon comunista e te un buon democristiano, creava delle trasversali oggi. Cioè, Giorgione che era segretario dell'ADC e quel coso che era del PC e l'altro, alla fine creavano un linguaggio comune, perché, capisci, l'armonia, la stessa che hanno trovato i padri costituenti. La Costituzione, se vuoi, è la prima scrittura collettiva, no? Almeno Don Milani ce la faceva vivere così, non perché è un collage di idee, ma perché ognuno ha dovuto rinunciare alla propria idea originale per mediare con l'altro. E allora la verità cercata insieme leva le stonature, i conflitti, no? Cioè, quando un gruppo classe impara ad usare il metodo della scrittura collettiva, le regole nascono da sé. Cioè, per rispondere alla domanda, no? Perché questo è servito per creare un'accoglienza alla domanda. Cioè, quando il priore dice che, perché dice quella cosa lì che molti strumentalizzano e con lettere dice, ma Barbiana che metodologie, che tecniche. Invece, vedete, a leggere il libro si capisce che Don Milani era d'un raffinato, per ogni problema strutturava delle tecniche di un'intuizione e di una genialità impressionante, no? Come, quindi c'è da stare anche attenti a come si usano, no? Certe espressioni che in passato hanno marginalizzato la didattica di Barbiana, no? Perché, come dice Franco Cambi, c'è il cavallo di razza. Ma siamo all'assurdo, chiamare Don Milani il cavallo di razza. Ora, qui si capisce anche l'espressione aderenza. Cioè, per Don Milani era proprio aderenza tra la parola e il pensiero, diceva lui, no? Ma se capisci bene, aderenza tra la parola e il pensiero è di fatto la coerenza. Cioè, l'educatore deve essere un modello di coerenza. Essere di parte, come pretende lui essere, non è di parte intesa partitica o ideologica,
Essere di parte vuol dire io appartengo al mio gruppo classe, cioè io devo volere il bene del mio gruppo classe, io devo costruire un percorso utile ai ragazzi che ho di fronte. Quindi capisci che se noi sostituiamo quello che è col concetto d'aderenza, che ha riempito tutta la sua vita come concetto chiave, no? Aderenza tra la parola e il pensiero, quindi una coerenza, un modello significativo. Cioè, lo posso spiegare con un esempio, no? Pensa al crocifisso. Si leva il crocifisso dall'aula e si crea la laicità. Stupido, no? Ora, Don Milani, è vero che a San Donato leva il crocifisso, ma perché è un impedimento. Cioè, in quel determinato momento storico, il crocifisso non apre la canonica alla laicità. E allora ha fatto bene. Cioè, lo stesso atto in un contesto diverso è positivo o negativo. Se no, non abbiamo una mente, come si dice, duttile, no? Abbiamo una mente rigida. Ora, è logico che a Barbiana, dove lui aveva un mondo omogeneo, fatto di contadini collaborativi, al punto che lui dice del miracolo di Barbiana, la cultura contadina. Guarda che l'apprendimento cooperativo era insito in quel mondo, non l'ha inventato Don Milani. Lui ha aderito alla mentalità, ma lui lo dice, devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, che mi ha insegnato le socialità, lo stare insieme, e io ci ho aggiunto l'istruzione, cioè ognuno dà il suo. Cioè, non è solo nella generosità, cioè non è l'amore sufficiente a formare un buon educatore, perché l'amore può essere anche quello della madre divoratrice che ti impedisce no, ogni forma di individualizzazione. Cioè, quindi capisci, le cose venivano fuori da sé, perché quando te aderisci al bisogno, forse anche il più marginale, se te sei un buon educatore lo porti all'obiettivo curriculare. Perché quando te hai creato uno schema logico, è automatico l'attrazione verso le grandi figure della storia. I ragazzi si appassionano a Socrate, a Dante, a Omero, alla mitologia, a tutto, però non è perché te li indottrini usando i personaggi, ma che perché glieli fai accogliere come figure vive, ancora presenti, che ti guidano, ti formano, ti fanno riflettere, perché insomma qualsiasi di questo personaggio non userebbe le parole che ha usato ieri, no? Siamo d'accordo? Cioè, certo. Viva Don Milani, Dio ci salvi dai milaniani. Viva Marx, salvi dai marziani. Cristo. I grandi, e però stiamo attenti a non trasformarli in una parola codificata pericolosissima. E quindi anche questo è un atteggiamento chiave per produrre la didattica, cioè essere schierato, essere con l'ultimo, non è un atto di carità, non è laichea come si traduce oggi, prendersi cura. Quello è dato per scontato, nella scuola ci si prende cura. Ma l'Ikea di Don Milani, che nasce nel movimento non violento di Eric Fromm, il Catholic Worker che noi leggevamo e che è stato il primo giornale all'estero ad accogliere il pensiero di Don Milani. Cioè, ma capisci che per loro l'Ikea era proprio il processo di coscientizzazione che si svilupperà poi in Brasile col pensiero freiriano. Cioè, non è creare dei privilegi in rapporto uno a uno con l'immigrato, ma è a chiedere all'immigrato, io lo faccio quando mi trovo in quei contesti, conosci Lumumba. È inutile parlare se loro non hanno delle identità proprie, siamo sempre coloniali. Anzi, il colonialista più pericoloso è quello che crea il conflitto tra poveri. Quindi quando
come dire, non si coscientizza chi è emarginato, diventa pericoloso, perché tutto ti lavora automaticamente in senso contrario. Quando sono stato, aspetti, così racconto questo aneddoto, poi lo ripetiamo quando arriva Edoardo. Quando sono stato a Barbiana in pellegrinaggio l'ultima volta, sono passati 15 anni, c'era un'associazione di insegnanti milaniani che teneva un incontro. E no, Edoardo, stavo raccontando un aneddoto perché poi volevo utilizzarlo per una domanda. Sì, no, è un allievo, Paolo Andi, che non so cosa mi vuol dire. Ora ho azzerato il microfono, anche se telefona non si sente più. Sì, stavo raccontando e volevo chiederti questa cosa. Quando sono stato l'ultima volta su a Barbiana, fra l'altro ci siamo anche incontrati, lì su trovai Giancarlo Garotti e mi disse una cosa. Mi disse, se io, che fra l'altro ritrovo anche nel tuo volume, Giancarlo Garotti è un altro allievo della scuola di Barbiana. Disse, io se chiudo gli occhi e sento e provo a risentire la voce del priore, mi viene in mente questa cosa qui, perché lui diceva proviamo ad estremizzare il concetto per capirlo meglio. Ecco, fra l'altro questa cosa emerge anche nel tuo volume. Se tu chiudi gli occhi e provi a pensare alla voce del priore, che cosa ti arriva? Ma guarda, estremizziamo il concetto per capirlo meglio. Oggi, per esempio, quando ci si cala nella didattica e diciamo di prima acchito noi utilizziamo la tecnica del fogliolino, no? E di conseguenza te aderisci talmente al contesto di realtà che non usi, come diceva Don Milani, la democrazia borghese, ma la democrazia reale. Perché in questo modo fai parlare tutti e, diciamo, l'idea rimane anonima e quindi si riflette sull'idea e non sull'appartenenza di un pensiero, di una... Quindi... Quello che Giancarlo ricorda e che io le da sempre che utilizzo questa espressione in aula perché è una provocazione forte, cioè quando tu estremizzi il concetto significa che tu consenti qualsiasi tipo di dialettica, di criticità. Cioè, ma guarda che c'è delle cose che io non riesco nemmeno a raccontarle da come erano provocatorie. Cioè, sulla verginità di Maria Goretti, per esempio, i comportamenti del violentatore, non voglio entrare in merito, ma io vi posso assicurare che Don Milani, per riflettere sui valori, accoglieva tutto. E in certi momenti ti sentivi veramente in un contesto che non era il tuo, no? Però era importante estremizzare il concetto, perché via via ci si liberava dalle individualità e si costruiva un valore comune, no? Cioè, questa è la democrazia partecipativa, portata all'estremo, perché Don Milani era un grande democratico. Cioè, molta gente quando parla di democrazia si dovrebbe sciacquare la bocca, no? Soprattutto quelli che considerano austero il metodo, perché è un richiamo continuo alle regole che ci siamo date. Cioè, ma per dire, si estremizza talmente i comportamenti di Don Milani al punto che c'è tanti bischeri, si direbbe a Firenze, che dicono che hanno preso alla lettera, per, no, un'espressione della nostra lettera, no? Finché l'ultimo non ha capito non si va avanti. Ora, capite che questa espressione, che io oggi non userei più, la scriverei in un altro modo se mi dessero più tempo,
per riela, perché un testo non si finirebbe mai, no, di scriverlo, ha portato tanto fuori, no? Ma ve lo immaginate una scuola dove io sto dietro? Cioè, ma nel senso che intende la gente, cioè finché l'ultimo non ha capito io non vado avanti. Non funzionava così a Barbiana, cioè quell'espressione assume forza di fronte alla dispersione scolastica dell'epoca, che era d'un razzismo unico. Quindi capisci, certe espressioni vanno anche rilette, perché se no l'educatore che piglia alla lettera questa cosa è impantanato. Allora, cosa succedeva in questo estremizzare i concetti e la didattica? Cioè succedeva che era il gruppo classe stesso che prendeva coscienza del problema. Cioè io non mi sarei mai permesso di aprire bocca, io ero collaborativo, ero attento, ero, diciamo, da Gianni ero diventato un Pierino di lusso. Cioè, voglio dire, io non mi sarei mai potuto permettere di interrompere un ragazzo che magari non parlava, che all'improvviso, cioè capisci, ma non è che il priore poi la cosa l'avrebbe esasperata, perché se te il ragazzo in difficoltà lo fai diventare il modello della disabilità, no, come fanno ora, dislessico, disgrafico, cioè questo sistema nazista inventato da uno dei caposaldi della pedagogia italiana, l'Erickson, che per me era un mito, tutti allievi di Canevaro, cioè che si sia potuti passare da un contesto di democrazia di questo tipo a diventare degli hitleriani, dico io, perché sono veramente arrabbiato, codificando il ragazzo, no? Al punto di dargli etichette, cioè qui alla fine siamo tutti malati, ma questa medicalizzazione a cosa serve? Cioè capisci, Don Milani costruiva un lavoro di squadra che era sublime, perché penetrava nel nostro animo, cioè attingeva alla nostra generosità, al nostro buonsenso, cioè se uno era timido andava infuocato, se uno era chiacchierone andava contenuto, se uno aveva dei problemi, cioè se uno amava la manualità, no? Giancarlo per esempio gli smontò un'automobile per spiegargli il motore, perché il suo obiettivo era diventare meccanico, per dire, capisci, il non rispetto delle indole e delle diversità è un rinnegamento del pensiero di Canevaro, fra l'altro. Cioè capisci che anche l'integrazione, come la parola borghese, se hai letto il libro, nasce di indignità, no? Essere borghese, anche Dante era un borghese, no? Una volta era un'identità forte, guai a non essere borghese. Oggi se ti danno di borghese, cioè oggi se ti dicono sono un addetto all'integrazione scolastica, ti viene la voglia di pigliare un fucile e tirare, cioè, parliamoci chiaro, cioè, è talmente svilita questa parola che non dice più niente. Quindi capisci, Don Milani nel suo processo, nel suo operare in cooperazione, produceva quelle, come si dice, quelle sfumature, no, di relazione tra noi, che ci si sentiva appagati, perché uno era contento quando aveva aperto un processo di liberazione in un compagno, e questo era alla pari, comunicava, si sbloccava. È una cosa che è successa anche a me da quando sono entrato nella scuola, a dopo 6-7 mesi che ho cominciato a sbloccarmi. E cioè capisci, pensare che un creativo
diventi un matematico, faccio l'inciso di Einstein, no, che era un dislessico, eppure è la fantasia, la creatività che ci ha cambiato tutti gli schemi logici mentali, anche sul piano scientifico, quindi chi produce il contributo reale poi vatte la pesca, no? Chi è che lo... Cioè, per Don Milani l'importante era raccordare tutte le indole e creare un processo di riflessione comune. E questa è la scuola del cittadino, la scuola di base. Poi, per esempio, in lettera alla professoressa c'è scritto: da lì in poi bocciate, ma chi se ne frega? Cioè, ma è logico che se devi fare un ingegnere un po' mia fa un ponte che cade. Capisci? Non è che cioè, la logica di Barbiana è quella del, come si dice, del permissivismo. Capisci? Quindi, insomma, anche proposito, sarebbe un percorso lungo da fare, no? Io purtroppo, come dire, questa gente non cerca il confronto, no? Cioè, l'altro giorno mi hanno telefonato da Genova, dice: c'è stato Franco Cambi, ragiona come te, fa gli stessi, cioè è logico, però per 40 anni gli è stato responsabile dell'università, cioè capisci, la gente deve cominciare a fare l'autocritica. Cioè, questi ispettori, questa gente che comunque si sono prostituiti in un certo qual modo. Perché da retta, ma se te contrasti un modo di pensare, finisci in vetta alla montagna, non fai carriera, non continui a vivere lo stesso ruolo. Cioè, tu ritornerai a avere il tuo gruppo classe con dignità, ma insomma, bisogna anche avere il coraggio, no, di rinunciare alle carriere qualche volta per mantenere mantenerci dentro un minimo di coerenza, che poi col tempo paga. Perché sto solo pensando a Tullio De Mauro, quando lui dice: il 72% degli italiani non sanno più leggere e scrivere, a me mi verrebbe da dirgli: ma a chi tu lo racconti? A chi è stato dirigente di una scuola e ministro, o lo racconti a queste povere maestre che si sono massacrate di lavoro per reggere una scuola che avete aperto buchi da tutte le parti? Questa autocritica io la pretendo per rapportarmi. Cioè, capisci? Questo è Don Milani, questo è il lavoro di squadra, nel quale c'era un'emotività tale che uno, cioè, era piacevole, capisci? Perché, parliamoci chiaro, la felicità, lo star bene, è consapevolezza, non è questo, no, dice: io ora oggi non fo nulla, sono contento, ma che non è quello il percorso della felicità. C'è una frase molto interessante nel testo Lettera ad una professoressa: fare parti uguali fra disuguali è il massimo dell'ingiustizia. Bisogna, da questo punto di vista, trattare ugualmente tutti mentre si tratta diversamente ciascuno, in modo tale che le differenze che emergono siano proprio la misura di ciò che è necessario fare per garantire le pari opportunità. Ciò richiama in qualche modo il tema dell'equità, che è un tema molto caro per noi docenti, e sottolinea proprio la differenza tra uguaglianza sostanziale e uguaglianza formale. Non basta trattare tutti allo stesso modo, ma occorre dare a tutti le stesse opportunità, rimuovendo i fattori di disparità, quindi disciplinando situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. Come pensa che sia possibile oggi mettere in atto tali principi, soprattutto in una scuola che da un anno a questa parte ha risentito dei limiti della didattica a distanza proprio con l'avvento della pandemia? Sì, sì, la pandemia ha messo a fuoco molti di questi aspetti, no? Perché sia le potenzialità individuali, sia le risorse che hai a secondo della ricchezza, diciamo, di ciò che la scuola a distanza anche non è funzionata in certi contesti, proprio per niente.
Ma io qui penso di dire che nella domanda c'è la risposta che io condivido, no? Perché in un certo qual modo ti sei risposta abbastanza da sola e nella maniera anche appropriata, hai capito benissimo cosa intendeva Don Milani. Però capisci, a parte che avrai capito se hai letto il libro, che il gruppo classe di Don Milani era un gruppo numeroso, spesso superava e quindi non è definibile nelle logiche, no? Don Milani aveva 2 o 3 ragazzi, poteva fare quello che voleva, non è vero. Cioè il problema è rompere, secondo me, questa ansia di prestazione, sia negli insegnanti che nei genitori. Cioè, se noi non usciamo da questa ansia di prestazione e non privilegiamo le abilità sociali troppo soffocate dalla didattica oggi, dalla scuola in genere, è ovvio che non creiamo quel contenitore appropriato per risolvere queste problematiche. Cioè, fino all'età adulta il ragazzo non è giudicabile, perché giudicabile è chi gli fa scuola, il genitore, l'insegnante. Cioè, se il ragazzo presenta e manifesta determinate caratteristiche, vuol dire che ha vissuto un percorso che te comunque gli devi riconoscere. Quindi è proprio riconoscendo le diversità, perché tante volte partire dal marginale è basilare, perché se il ragazzo perso è nella marginalità, è come tu lo conduci ai contenuti forti delle discipline, se lui permane demotivato e se per lui è il rifiuto che preclude l'accesso, non tanto l'intelligenza, perché io ho anche notato che nei conflitti d'oggi non è detto che il ragazzo in conflitto sia meno intelligente. Cioè, a volte è anche un conflitto derivato dall'eccessiva, no? Li chiamano iperattivi, no? Oggi si trova le parole per tutti, ma sarebbe importante andare all'origine del problema. Cioè, un ragazzo iperattivo vuol dire che in una classe stia da polli d'allevamento non ci riesce a stare. Magari è il ragazzo anche educato meglio nell'infanzia. Cioè, capisci, ma uno Stato che crea gli spazi necessari ai calciatori spendendo l'inverosimile, no? Per, con tutto il rispetto per gli sportivi, no? Eccetera, eccetera, non voglio far polemiche, però che abbia costruito delle scuole sempre meno a misura umana, perché la scuola come spazio è sempre più peggiorata. Gli accorpamenti, le piccole scuole che spariscono, cioè anche il capitolo della IDA, no? Nel libro è interessante in questo senso. Lei rivendica appunto il diritto di una scuola di montagna, è un diritto all'identità di quel territorio. Non è solo un problema scolastico. Insomma, per dire, fare parti uguali tra disuguali è assurdo, punto e basta. Capisci? Fare parti uguali tra disuguali vuol dire che te a un certo punto tu livelli la scuola su misura di una categoria. Ma capisci, nella vita lavoriamo in squadra. Quando Don Milani, per esempio, usa quella lettera in cui dice, no, a me non interessa che il contadino, no, acquisisca delle competenze di tutte le... L'importante è che abbia quel linguaggio necessario a relazionarsi con tutti i profili. Cioè, del resto, quando ti viene detto i ragazzi non sanno utilizzare le competenze nei contesti reali, ma se non è un contesto reale la scuola, come fa il ragazzo a capire
come utilizzare le competenze nei contesti reali. Cioè, capisci che se te accetti queste argomentazioni, devi rispettare le indole dei ragazzi, perché loro si adegueranno a un lavoro di squadra dove il creativo produce il creativo, il matematico è più veloce, però tutti intuiamo l'importanza di ogni disciplina e tutti ne acquisiamo il linguaggio necessario, come diceva Don Menani, per relazionarsi. Cioè, il farmacista continua a fare il farmacista, però intende quel che dice il dottore e intende quel che dice l'architetto. Cioè, capisci? Ma nessuno pretende che l'architetto faccia il farmacista e il farmacista, cioè, nella vita si lavora a squadre. La parità è un'utopia, è un'illusione, è una parola vuota. Capisci? L'uguaglianza sono parole vuote, le dobbiamo riempire di altri contenuti, se no diventano anche pericolose, no? È come viva Basaglia, Dio ci salvi dai basagliani. Cioè, se te sei di fronte a una psicosi di primo grado, come un autismo infantile, cioè, quando alla Gandhi inventarono il sistema, no, della integrazione per osmosi, cioè, se ragazzi così, alla fine, l'unica cosa che possiamo garantire è una buona socialità e un'autosufficienza. E ecco, perché ormai sono 50 anni che, no, quindi è inutile che te tu stia lì a insegnargli il teorema di Pitagora, il no, che tu gli faccia assistere. Cioè, al momento in cui questi ragazzi si aprivano, si rasserenavano, collaboravano nel limite della loro potenzialità intellettiva, però diventavano, andavano a fare la spesa per la mensa, cioè, quindi anche un calcolo minimo, no? Quelle cose utili alla vita, cioè il basagliano puro pretendeva che il ragazzo autistico rimanesse nel solito banco. E allora uno gli poteva dire: ma perché non ci metti il tuo figliolo come compagno di banco? Cioè, ma capite che quello che sembra la bontà infinita in realtà è violento verso il proprio figlio, è violento verso il compagno del proprio figlio, perché il suo destino lo sai benissimo quale sarà. E se quello va in una casa famiglia e riesce a mantenersi pulito, a mangiare con dignità, a rigirare duzzolle, piantare qualcosa e capire il nesso logico minimo della vita per avere e provare anche un po' di piacere e serenità. Ma cosa vieni fuori con queste rigidità? Cioè, capisci, l'uguaglianza è un discorso molto complesso. Un'ultima domanda prima di avviarci alla conclusione, una curiosità. Il fratello di Don Milani, Adriano, era un medico neuropsichiatra infantile ed è stato il pioniere della riabilitazione dei bambini disabili. Sappiamo che dirigeva un centro riabilitativo per bambini con paralisi cerebrali, la Villa Torrigiani. Creò addirittura l'equipe multidisciplinare che è il perno per la progettazione in ambito riabilitativo. Don Milani ha mai parlato ai suoi studenti del fratello o comunque ha mai affrontato il tema della disabilità? Ma guarda che Adriano aveva delle affinità, si vedeva anche come formato. Oh, non si sente più? Non le sentiamo. Ok. Cioè, aveva delle affinità incredibili, cioè nel senso che io, come avrai capito, ero in una equipe multiprofessionale, quindi convivevo con quelle professionalità che lui aveva creato, ma anche convivevo con quei ragazzi che diventavano adulti e che erano stati da lui. Coglievo anche le confidenze di questi ragazzi che erano stati bambini no, eseguiti per lunghi anni da lui. Cioè, poi ovviamente, come dire,
Io, sai, sono arrivato a Barbiana che era già ammalato. Non avendo famiglia, l'accompagnavo quasi sempre, io andavo con lui a Firenze. Cioè, io il rapporto con la famiglia è stato mediato da questa relazione, perché a mezzogiorno, se eravamo a Firenze, andavamo a mangiare dalla mamma, incontravamo anche Adriano, cioè l'abbiamo visto anche il modo con cui lo accudiva negli ultimi mesi. Però in realtà un parlare specifico delle persone non è mai avvenuto. Io poi per me Adriano è stato un maestro sotto tanti aspetti, ma anche l'ho recepito da chi ha avuto la formazione da lui. Cioè, una delle prime scuole di riabilitazione è nata addirittura in casa mia. Io a quei tempi avevo in affitto una casa grande che sotto aveva delle vecchie stalle, e lì fu creata una delle prime scuole su questi nuovi profili, che poi, volendo, era un po' anche il sogno di Don Milani, no? L'assistente sociale, quello che oggi si è frantumato in troppe, diciamo, figure, no? Perché, cioè, tutto si delega alla disciplina. Per me l'educatore dovrebbe essere anche un buon psicologo, per esempio. Sì. Però, diciamo, questa formazione a tutto tondo è un po' indebolita oggi, si dovrebbe recuperarla, no? Del resto, quando diciamo che la didattica di Barbiana aveva un approccio globale alla conoscenza, quindi la parola addirittura veicolava il percorso, no? Si lavorava per tematiche, non per discipline. Ovviamente questo fino, metti, alla seconda media, no? A forse anche la superiore oggi, no? Qual è la scuola di base? Forse anche il biennio, forse bisognava avere avuto fiducia nella riforma dei cicli di Berlinguer, che secondo me era molto intelligente, no? Cioè, accorpare fino all'età adulta in un ciclo diviso da tante cose, però con una continuità educativa forte, certa, no? Come lo era la riforma dei cicli. Vabbè, insomma, cioè, fra l'altro è il fuoco amico che ha fatto fuori Berlinguer, no? Non è che è stato fatto fuori dai suoi nemici politici, no? Cioè, la Gelmini è stata messa su... praticamente il processo involutivo della scuola non ha paternalità, cioè tutti hanno creato il conflitto alla buona pratica, purtroppo. Bene, allora io, insomma, ci sono ancora tantissime domande sulle pagine, anche molto interessanti, ma insomma abbiamo forato l'ora che ci eravamo detti. Beh, direi che, fra l'altro, a me non me ne sono accorto, quindi immagino che sia lo stesso per chi ci ha seguito. E, allora, intanto mi piacerebbe farlo rivedere, perché appunto, dicevo all'inizio, il motivo occasionale di questa chiacchierata è il fatto che io personalmente un mese fa ho saputo di questo volume. Non so, magari è uscito anche un anno fa, ma diciamo io l'ho saputo da poco. 15 giorni fa, te l'hai avuto, che non so. Arrivava mai, però no, a me personalmente ci ha messo un'eternità ad arrivare in provincia di Napoli. Il volume è questo qui, Pedagogia di Lorenzo Milani, aderenza fra la parola e il pensiero, e, curato appunto da Edoardo. E quindi, insomma, non so se qualcuno fosse interessato a comprarlo, come deve fare? Beh, basta che lo richieda. C'è una mail, no? Alla quale rivolgersi. Sì, no, pensavo che te la ricordassi a memoria. Vabbè, insomma, no, perché noi, siccome abbiamo fatto una stampa limitata, sì. Si privilegia un rapporto diretto, cioè se uno non capisce, se il libro non diventa uno strumento di lavoro, è inutile comprarlo, capisci?
Ok, cercando di la prima esperienza, volevamo viverla così. Al limite poi si riaggiusta anche il tiro e poi si fa una stampa che si divulga. Per ora il libro è per gli addetti ai lavori, diciamo, a chi c'ha una motivazione. Perfetto, nel caso cercatevi Edoardo Martinelli su Facebook e ci sì, no, io ti posso dare anche la mail, non è un problema, ebioeduardomartinelli@gmail.com. Uno scrive e trova tutto. Bene, ok. Allora, bene, io sono veramente molto contento di questa chiacchierata, mi viene in mente... Anche la nostra relazione è nata così, se andavi alla Mondadori, questo percorso magari non nasceva. No, non c'è dubbio, assolutamente. Sì, sì, certamente. No, infatti, quindi è questo che noi si privilegia. È giusto. No, fra l'altro una cosa che mi piacerebbe, ma insomma ci saranno altre occasioni, diciamo, è di approfondire questo percorso, questo metodo che ci hai raccontato di accompagnamento della classe durante la settimana e di rielaborazione dell'esperienza con gli insegnanti, con i genitori a fine settimana e con i genitori. Questa cosa mi sembra molto interessante, potrebbe essere oggetto di un approfondimento, uno dei tanti approfondimenti che mi vengono in mente. Beh. Ok, bene, allora si può fare, non è un problema. Si parte subito sulla metodologia e si fa. Proviamo, perfetto. Bene così. Allora, innanzitutto molte grazie Edoardo. È stata veramente una bella chiacchierata e insomma ci vediamo nella prossima occasione utile e un saluto da parte mia e da Francesca, saluta. Ciao a tutti, arrivederci, è stato un piacere, speriamo veramente di poter organizzare altre dirette. Ciao. Grazie.